Bentornate e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Valeria, chef, autrice e creator. Qui sul canale condivido ricette, ma anche consigli di cucina e sul mondo vegan. Nel video di oggi vedremo come preparare un grande classico della cucina italiana, ma lo faremo rivisitandolo non solo in chiave 100% vegetale, ma anche in versione super sana e leggera. Ma soprattutto utilizzeremo una variante di un ortaggio che secondo me è ancora molto sottovalutato, ovvero la zucchina tonda. Allacciate i grembiuli e prepariamo insieme questa squisita parmigiana di zucchine. Come prima cosa prendi le zucchine tonde e togli la calotta. Mi raccomando, non buttarle, puoi utilizzarle per fare un saporito brodo vegetale. Aiutandoti con una mandolina, taglia a fette sottili le zucchine tonde. Dovrai ottenere delle fette sottili come queste. Sistemale in un piatto e tienile da parte. Prendi una pirofila e inizia a comporre la parmigiana di zucchine. Fai una base di salsa di pomodoro. Inizia con il primo strato di zucchine, mi raccomando, non sovrapporle troppo. Sala leggermente, fai un altro strato di salsa di pomodoro. Aggiungi la mozzarella vegetale e completa con il grattugiato vegetale. Ripeti nell'ordine fino a terminare tutti gli ingredienti: salsa di pomodoro, zucchine, salsa di pomodoro, mozzarella vegetale, abbondante grattugiato, altrimenti che parmigiana sarebbe? Questa dovevo proprio dirla. Completa con qualche fogliolina di basilico fresco e via in forno a cuocere a 200 gradi per circa 45 minuti. Cremosa, delicata ma saporita e facile da preparare, in poche parole, deliziosa. Avete visto quanto è stato facile e veloce preparare questa squisita parmigiana di zucchine? Inoltre non serve né friggere né grigliare e nemmeno cuocere nella friggitrice ad aria, basta tagliare le zucchine a fette sottili e disporle come abbiamo fatto prima a strati in una pirofila. Per quanto riguarda il sugo, invece, anziché utilizzare la solita passata di pomodoro, ho fatto un bel sughetto con i pomodorini freschi. Vi consiglio assolutamente di provare questa parmigiana di zucchine perché sono sicura che l'adorerete. Adesso vado a mangiarla perché non riesco più a resistere. Ciao, alla prossima!